Siamo cresciuti, i sessantenni che eravamo sessantottini, con lo zucchero e oggi come oggi abbiamo le idee chiare che il consumo di zucchero di una volta si è non solo più che dimezzato, è quasi arrivato a un terzo. E questo ha permesso di evitare gli eccessi, ma non ha permesso anche di non eliminare un elemento che fa parte, quando noi facciamo le linee guida dello Stato, inseriamo anche gli zuccheri semplici. Lo zucchero fa parte della tradizione italiana, perché quando tu hai un problema di continua intellettualità, la benzina del cervello è lo zucchero. Il problema non è di parlare per forza dello zucchero di canna piuttosto che di barbabietola, parliamo dello zucchero, quello che è formato da glucosio e fruttosio, il saccarosio, che si può trovare in una bevanda come da solo, ad aggiungere al caffè o al latte o al tè o quello che volete, come si può trovare in alcuni alimenti e quant'altro. Questo zucchero ci ha dato la possibilità di avere una capacità di elaborare all'interno del cervello, ma soprattutto a livello muscolare, sto pensando a chi fa sport ma anche chi fa un lavoro pesante muscolarmente, di avere quella giusta energia per poter avere quella forza costante per non avere cali glicemici e quindi mancanze o di cuore o di muscolari o soprattutto cerebrali, perché se ti manca la benzina, come avviene nel motore, avviene anche nel cervello, non connetti bene. Il falso mito che è legato all'accoppiata diabete e zucchero è quello che tutti considerano, che in Italia i diabetici sono diventati tali perché mangiano un sacco di zucchero, senza pensare che invece mangiano tanti grassi saturi che poi trasformandosi diventano diciamo suddivisi come glucosio, fruttosio e altre sostanze. Allora il concetto di fondo è questo. Anche nei diabetici noi diamo una quantità minore di zucchero, ma non eliminiamo lo zucchero, come non eliminiamo la frutta, come non eliminiamo gli amidi. Allora bisogna essere estremamente chiari. Il diabete è una malattia metabolica che ha bisogno di minimi e non di massimi.